Buonasera, purtroppo dopo la vittoria col Catanzaro, l'ASCO è tornato a fare i conti con una sconfitta che, arrivati a questo punto, inizia a essere un po' pesante. Sì, hai ragione. Era importante portare a casa punti dopo oggi. Onestamente, per come è andata la partita, penso che un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ci dispiace molto aver perso, anche perché penso che abbiamo preso solo quel tiro in porta e due contropiedi, magari un po' più pericoloso del secondo. Però da inizio campionato, che diciamo così, ci dispiace a noi in primis, quindi immagino ai tifosi. Speriamo di chiudere l'anno nel miglior modo possibile. Tu sei uno degli elementi che con l'arrivo di Mister Castori ha iniziato a trovare un rendimento nettamente migliorato rispetto alla prima parte dove non aveva avuto tante occasioni. Quindi le volevo chiedere come sta vivendo questo momento e nello specifico nella partita di oggi cosa è mancato nella ripresa per provare almeno a rientrare in gara. Innanzitutto devo tanto al mister perché non giocavo da 2 mesi e mi ha dato fin da subito fiducia, quindi devo ringraziarlo di questo. Ovviamente sono più contento per la mia situazione rispetto a 2 mesi fa quando ci avevamo parlato prima della trasferta di Reggio. Di sicuro spero di fare un po' più di punti anche nelle prossime partite. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione, penso al palo di Bayeye, due mezze palle cadute lì. È questione di centimetri. Se più volte ci viene contro rispetto a quello che ci viene a favore, non è un caso. Quindi di sicuro dobbiamo metterci ancora più attenzione, ancora più voglia di quella che ci stiamo mettendo da quando è arrivato il mister, che penso, a parte 10 minuti dove abbiamo preso 2 gol a Venezia, tutto il resto delle partite si sia visto come atteggiamento. Pisa si è chiuso bene nella ripresa, ma Ascoli non avrebbe potuto fare qualcosa in più, soprattutto nei minuti finali, quando ha trovato un po' le strade chiuse sia al centro che sulle fasce. Come ho detto prima, sì, se stiamo qui a commentare una sconfitta avremmo potuto fare di più. L'Ascoli e il Pisa è un'ottima squadra, sa giocare molto bene, palla a terra così. Noi magari potevamo avere più una lezione caratteriale, un più di pancia verso la fine per cercare di pareggiare questa partita, però ecco, penso che ci abbiamo provato, non mi sembra di aver visto una squadra che era segnata, ecco quello. A fine partita c'è stato un confronto con i tifosi, l'ho chiesto poco fa al mister, ma non mi ha saputo rispondere perché è andato via subito. Quindi le volevo chiedere a lei che cosa vi hanno detto. No, ci hanno caricato come sempre, ovvio che vorrebbero più risultati, ma anche noi ovviamente vorremmo vincere tutte le partite, però ci seguono sempre in tanti, noi siamo contenti di questi e speriamo appunto di vivere più serate come quella col Catanzaro, dove per tutta la partita ci hanno incoraggiato e a fine partita siamo andati a gioire con loro. Lei che diciamo questo può essere ritenuto il primo vero campionato in Serie B, come sta vivendo una situazione così delicata con l'Ascoli che chiaramente si trova immischiata in una pericolosa lotta per non retrocedere? Cerco di imparare dai giocatori più esperti, che in questa squadra ce ne sono tanti e a noi giovani ci danno una grossa mano. E niente, come già da domani, già da stasera, iniziamo a pensare a Cittadella e come ho detto prima, chiudere bene l'anno e bisogna ragionare partita per partita. Ovviamente avrei preferito fare un primo campionato di B più tranquillo, però cioè, lotteremo fino alla fine, quindi quello è poco ma sicuro. Grazie.